Atul is coming from United Arab Emirates, and he is the Fabriano Acquarello leader from United Arab Emirates since a few years, and he was born in India, and he lives in Arab Emirates since many years. He is actually a great artist other than watercolorist. He's a great watercolorist, great technique, very, very big ideas, and also he's a design artist, graphic and pencil, pen, ink, and any kind of application. Very big mind, very big heart, great man. China, all the students were men for Atul. I tell you. And on this table we have, I'm not able to say your name, sorry, it's impossible. You must say. I am Miłosz Nosiatek from Poland. And Miłosz from Poland, maybe you saw 2 days ago because he was in another role, he was doing the musicians. So think how big is this little man. He looks very young. He played the violin, right? And tonight he's going to show us his magic way to paint. If you are as magic as you were with the violin, it's going to be a surprise for us. And again, he is one of the artists coming from the Poland community, and the Poland community every year is a big gift. And we must say thank you to Mindam, their leader, that he finds people really great. It's, every time it's a great experience for us. Thank you, Miłosz. Thank you. Good. Can I say something? Yes. I just want to thank Mrs. Anna Leiten to it, because I didn't know that I would be doing a demo this night. And she told to me, maybe you will do a demo, and I'm okay, let's try. And all these things that will be happening right here are improvisation, very little prepared. I just prepared a photo from Fabriana that I want to paint. And there will be mistakes, and there will be quick sketches. Maybe I will try to finish 2 paintings because I like quick work. I don't want to spend much time on the details, just to have fun. I do it because I think God gave me the feeling of the love for art, and gave everybody of you the feeling of art, and that you love it. And let's just have fun, and it will be a pleasure for me, and I hope for you. Thanks. Allora dicevamo che abbiamo questo tavolo più lontano rispetto a voi, abbiamo Atul Panasi. Atul è il leader degli Emirati Arabi. Io l'ho conosciuto per caso attraverso degli scambi di mail pochi anni fa. Poi lui ha cominciato a lavorare con noi dagli Emirati Arabi, ha messo insieme un bellissimo gruppo di artisti che ogni anno veramente ci sorprende. Atul è nato in India, ma vive negli Emirati Arabi dove lavora ormai da tantissimi anni, e lui è veramente un grande artista, di quelli con la maiuscola, lo posso dire solo di quell'italiano, così lui non capisce, posso dire. Perché lui, oltre ad essere acquarellista, la tecnica la prevarica, è un artista che lavora praticamente con tutte le tecniche pittoriche. Ha un metodo molto, molto personale, molto riconoscibile, molto minimalista, ma che sa essere in realtà anche molto ricco in certe occasioni. E soprattutto, che volevo dire? Ecco, volevo dire che soprattutto è un grande.
grande maestro in qualsiasi tecnica lui applica. Lo scorso anno siamo stati insieme in Cina, i ragazzi cinesi diventavano matti a vedere le cose sue, perché veramente c'ha un'espressività e un modo anche energico di lavorare, anche con poco riesce a fare delle cose interessantissime. Atul, ecco l'altra cosa, I didn't say Atul that you are other than a watercolor, other than an artist, a curator. Atul is for the second year, this year he has been curating the Dubai Art Festival, that is one of the major art festival in Dubai. E dicevo che lui, oltre quindi ad essere un watercolorista, un acquarellista, un artista, è anche curatore, e per ben due anni, l'anno scorso e quest'anno, è stato scelto come curatore del Dubai Art Festival, che è uno dei festival d'arte più importanti che ci sono nel mondo. E poi tra l'altro ogni anno questo festival gli va a cavallo con Fabriano in acquarello, fa delle corse terribili per poterli fare tutti e due. Invece Miwoshi questa sera ci regala questa demo inaspettatamente, perché poco prima di iniziare gli ho detto che l'artista che era cinese, che era previsto, avremmo dovuto avere questa sera, purtroppo non è potuta venire. E Miwoshi mi ha guardato con gli occhi enormi e non aveva il coraggio di dire quello che desiderava, e io ho capito che lui desiderava fare una demo. Io ho lanciato questa provocazione che lui nel giro di 5 secondi ha accettato, è andato a prendere i colori, si è preparato, quindi lui dice che ovviamente questa cosa che sta per farvi vedere non l'ha preparata, che probabilmente riuscirà nell'ora del tempo che gli mettiamo a disposizione a finire due lavori, e che lui ama lavorare in velocità, quindi lui si definisce uno sketchista in realtà. Uno sketcher, e ama lavorare in velocità, quindi probabilmente non ha bisogno di più di mezz'ora, e questa cosa che ha preparato nel frattempo, che andava a prendere i pennelli e i colori, l'ha praticamente pensata e non sa che cosa verrà fuori. Siamo curiosi di vederlo e lo ringraziamo, soprattutto ringraziamo il suo leader della Polonia, che è Mindam, che tutti quanti questi giorni l'abbiamo sospirato, quest'anno non è potuto venire qui con noi, ma ci regala ogni anno una selezione di artisti magnifici. E grazie anche ai musicisti che ci state regalando veramente una musica bellissima. Ragazzi, siete giovanissimi ma siete veramente bravi, grandi. Un applauso.
Thank you.